Good afternoon, and welcome to CJS News. I'm Matilda Barkham. Leaders in the farming industry have said UK branded packaging has a disadvantage on exports. A study of international consumers by the Agricultural and Horticultural Development Board shows that some countries think the Union Jack packaging is negative. Peter Gillibrand reports. <laughs> Ciao Matilda, buongiorno. Buongiorno. Uh, Matilda, a Leinster? Sì, eh, a Leinster dal primo di luglio, quindi ormai quasi, quasi sei mesi. Incredibile. Senti, io ho visto che tu, tu hai un curriculum, sei giovane, ma è un curriculum veramente interessante. Abbiamo visto all'inizio la clip di te, che è in uno studio bellissimo dove tieni la tu il tuo palinsesto. Sì, devo, devo dire che... Mh, eh, dopo aver fatto il, il liceo classico, classico in Italia, eh, essendo mia mamma gallese, ho pensato di cogliere un po' eh, l'opportunità di poter andare a studiare. In, eh, in Inghilterra con la, con la padronanza della lingua, quindi ho fatto eh, tre anni di scienze politiche e poi ho fatto un master in giornalismo radio televisivo eh, a Cardiff, eh, che devo dire, mi ha, mh, mi ha dato molto eh, mi, ha, mi ha insegnato molte cose pratiche che penso che in, in certi casi siano anche eh, quello che fa la differenza con l'università italiana che è molto più. Eh, studio sui libri eh, mentre devo dire che ho avuto anche la possibilità di mettere un po' in pratica quello che studiavo ho imparato a fare video editing, editing di audio e cose che comunque adesso mi sono tornate molto molto utili anche nel, nel, nel mio lavoro attuale. Ma infatti ho visto che poi dopo, dopo la scuola tu hai lavorato vabbè, tanto tu sei figlia d'arte perché sei la figlia di Gianluca Bacca di quindi insomma, diciamo che hai avuto tra la mamma gallese e il papà inserito nel rugby. Insomma, diciamo che eh sì. sei, sei stata brava e fortunata, ma comunque sei stata molto brava. Tu hai lavorato anche hai un sacco di abilitazioni, eh, self-shot con Sony NX3, eh, hai fatto un sacco di, di cose. Ma come mai la passione per, per questo? Ma allora. Scusa, eh... scusa quando tu dopo poi Re Le Zebre facevi quello, no? Ti occupavi sì. Esatto, eh, allora io devo dire che mi sono trovata come tante persone alla fine dell'università che avevo scelto sulla base dei miei interessi che poteva avere una ragazza di 18-19 anni e, e, e ho studiato appunto scienze politiche perché beh, è stato comunque era un tema che mi, mi interessava. Mm però alla fine del, della triennale mi sono trovata un po' a pensare eh, che cos'è che però voglio fare davvero perché c'è comunque questo, un po' ci si sente spaesati perché beh, sì. il percorso fino a quel momento è abbastanza tracciato e, e si, arriva, si arriva, comunque a un momento dove yeah. è necessario prendere una scelta un po' più concreta. Yeah. E, e quindi appunto ho fatto questo, questo master e alla fine di questo master Comunque eh, pensavo che in un primo momento mi, mi sarebbe la piaciuto lavorare di più in, te in televisione e in radio, quindi ho fatto un breve periodo a CGTN a Londra, che è una televisione cinese di stato, una cosa un po', un po strana, ma mh, al momento si era presentata quell'opportunità. E poi appena prima del lockdown avevo fatto un periodo molto breve anche a LBC, che è una radio a Londra. Eh, e devo dire che non mi, non mi sembrava di, di trovarmi completamente a mio agio in questi, in questi ambienti, nel senso che beh, sì, erano ambienti sì. ottimi che ti preparavano molto, ma non mi sembrava di aver trovato proprio il mio. Poi ovviamente c'è stato un periodo di lockdown un po', sì. un po complicato, però alla fine ehm, poi sono riuscita a mettermi in contatto con le zebre, appunto, che avevano bisogno di un... Di un, di un video editor che aiutasse con qualche iniziativa eh, che, che, che volevano portare avanti, e quindi ho fatto questo periodo, da, periodo alle zebre in cui ho capito che comunque eh, il rugby che è stata comunque una cosa anche se un po' banale da dire con cui sono cresciuta, perché mio papà comunque mi ha sempre portato alle partite, è stata sempre comunque un ambiente che ho sentito molto vicino. Ehm, <ride> Ha, ha combinato quello con un po' di skills che comunque io eh, avevo accumulato nel, negli anni, comunque certo. di video editing, comunque di self-shooting, eccetera, eccetera. E quindi alla fine mi sono trovata a pensare, cavolo, però eh, questo effettivamente sarebbe... Quasi quasi hai detto, perché no? <ride> eh, esatto, cioè ho comunque pensato, questa è una cosa che, che, mi, che mi piace, io ho sempre comunque pensato che fossi molto più portata... A un lavoro pratico, non mi sono mai invisionata particolarmente ah. a un lavoro seduta alla scrivania per ore perché sono, ho bisogno di, di fare qualcosa ehm, che, che, non, che, che prevede anche alzarsi, muoversi, fare un po' manuale, e, insomma, esatto. di azione, di azione esatto. dinamico. Esatto. E, mh, e quindi, però, eh, ovviamente il rugby in Italia purtroppo, come abbiamo anche detto prima, eh, è purtroppo un po', un po' quello che è, nel senso che risulta ancora uno sport che cerca di trovare il suo spazio. E, e quindi, e, e comunque avevo comunque il desiderio di tornare in Inghilterra e di continuare un'esperienza qui. E, e ho trovato questo bando eh, all'esterno. Io non conoscevo. L'hai trovato con un bando? Sì, ho trovato un bando, io non conoscevo nessuno, ai Tigers, non, non avevo agganci di nessun genere, ma l'ho trovato proprio come un bando eh, su LinkedIn, se non sbaglio. Eh, ho, fatto, ho fatto la mia domanda, eh, mi hanno invitato a fare un colloquio. Ho fatto un primo colloquio, diciamo, mh, di scrematura, che era più capire il genere di persona che okay. fossi, se fossi adatta al ruolo, le esperienze che avevo fatto. E poi mi hanno invitato a un secondo colloquio che era, diciamo, più mirato sulle mie capacità e se le mie capacità sarebbero state adatte al, al ruolo che, che loro cercavano. Appunto il bando era per eh, social media e digital officer, quindi eh, lavoro a fianco al media manager. Sì. Ehm, creando contenuti eh, sui social e di, di video ehm, del, del, di quello che fanno i tigers ma anche di tutto quello che ehm, diciamo ci sta intorno sponsor eh, piuttosto che eh, la mm -hmm. grande fan base quindi diciamo che è un, è un lavoro che poi spazia tantissimo e, e sì. forse non è solo eh, solo ed esclusivamente mirato a, a, a quello che fa la squadra, cioè per carità, poi gran parte è quello bello. perché il drive alla fine è, è, è quello, bello. però anche tutte le varie sfaccettature che ci sono intorno. Interessante, molto, molto bello, veramente molto bello. Tu hai bello. fatto anche un periodo a lavorare per il, il mensile di Rugby? Sì, eh, allora ho fatto. Ho aiutato diciamo con la produzione del, del podcast che sì. loro hanno, hanno lanciato durante il lockdown cercando come tante persone un po' di reinventarsi e di trovare anche altri spazi in, in, su cui, in cui parlare dove in un momento anche abbastanza strano dal punto di vista storico perché non non stava succedendo niente sì, sì. E, e alla fine sì appunto eh, avendo già avendo fatto un, comunque all'università un, eh, un grande utilizzo di Adobe Audition eh, e quindi avendo la capacità di fare editing di audio eccetera eccetera mi sono un po' diciamo riciclata anche in questo perché era è stato un periodo anche in cui io non sapevo molto bene Beh, eri qua in Italia all'epoca sì. Sì, ah, sì, sì, okay. io ho fatto, ho fatto appunto questo periodo a Londra subito dopo aver finito il mio, il mio master da più o meno ottobre 2019 a, fe, a fine febbraio 2020, ma è stato proprio, sono rimasta via fino all'ultimo finché non ho capito che un po' eh. mh, era, era meglio tornare perché la situazione si metteva abbastanza male e non sapevo quando sarebbe finita come e sarebbe. Poi lì finita. Boris non ha scherzato niente eh, perché ha detto andate. Andate liberi, contaminatevi. Sì, morite, sì, non... sì, ma infatti io ricevevo chiamate dai miei genitori che eh, abitano a Brescia ed erano in Lombardia. Quindi, nel, diciamo eh sì. nel focolaio di, di tutta questa situazione che mi chiamavano e mi dicevano guarda che è una cosa seria e non ma mi ricordo che abbiamo anche discusso perché non ne capivo veramente la gravità perché invece a Londra si viveva beati senza mascherine, senza niente e solo quando sono tornata che ho capito veramente sì. quanto fosse grave. E quindi anche io poi sono dovuta tornare in Italia e mi sono trovata un po' spaesata per un anno perché non eh, come si dice? Non sapevo molto dove sbattere la testa perché non c'erano grandi opportunità che mi si presentavano, ma perché non c'erano opportunità in generale vista, vista la situazione. Quindi, anche in quella situazione, mi sono dovuta un po' attrezzare perché, alla fine, la cosa, pe cioè, la cosa che ho capito è che la cosa peggiore che puoi fare è rimanere in una situazione di stallo senza cercare di migliorarti sì. e in una qualche maniera. E quindi, alla fine. Ho pensato che anche questo comunque potesse essere un esercizio di allenamento, magari di skills che già avevo, e anche se non era necessariamente imparare nel senso stretto qualcosa di nuovo, era continuare a esercitare una cosa che alla fine. Eh, Quindi alla sapevo... fine dei conti il podcast gliel'hai messo in piedi tu. Sì, alla fine si. Quello sì, adesso... parlano e basta, ma tecnicamente è figlio tuo. Sì, sì, ah. sì, sì. Alla fine tutta quella parte l'ho curata all'inizio, io poi adesso non è più una cosa di cui mi occupo perché. Mm -hmm. Non, non, non riuscirei mai a fare due cose eh, allo stesso tempo, però, eh, la, prim la prima parte, sì, abbiamo fatto questo progetto in cui Federico e appunto mio papà eh, beh, facevano gli host, tra virgolette, sì. e io facevo la parte, diciamo, un po' dietro le quinte, ma perché non. Non ho conoscenza, forse è abbastanza grande per sostenere grandi discorsi rugbistici. Forse non ho neanche, non avevo al tempo una grande opinione e quindi, e quindi lasciavo loro fare quello che gli riusciva meglio e io facevo il mio. Esatto. Poi Federico, che è un amico, è uno che la parola non gli manca assolutamente. No, esatto. <ride> Federico è incredibile. E, senti, va bene, allora a un certo punto tu hai, hai fatto tutto questo percorso, poi fai il concorso, il bando, scusami, e ti prendono all'Enster. Quindi tu da Londra a quel punto eri? Beh, no, eh, ero in Italia, in Italia. però Italia. diciamo che il periodo prima in cui avevo lavorato ero a Londra, sì. Quindi da Brescia tu ti sei trasferita all'Enster, che tra parentesi è vicino alla, cittad alla cittadina di rugby. Sì, molto vicina, eh, a 50 minuti da, da Rugby, dove alla fine è nato tutto, quindi, e dove c'è una delle scuole più prestigiose, la sì. School of Rugby, che ancora oggi è considerata diciamo, una scuola di elite anche per giocare lo, lo sport, quindi sì, diciamo oh. che è molto ben geograficamente collocata. Sei messa bene, sei proprio nel, nel <ride> centro, del, nel cuore del, proprio del Rugby. Quindi va bene, sei arrivata lì, hai fatto i due colloqui e poi ti hanno detto, ok, signorina, venga pure, si accomodi lei dei nostri, dei sì. Tigers. E lì cosa è successo? Sei arrivata e cosa, di che cosa ti occupi? Raccontaci un po' la, le tue mansioni, la tua giornata tipo, perché noi non ci immaginiamo che cosa sia. Certo, allora io sono, sono arrivata il primo di luglio, mi sono trasferita all'estero senza conoscere nessuno, senza essere neanche mai stata all'estero, nel senso che io conoscevo... I Leicester Tigers, perché hanno giocato Castro Giovanni, sì. e Ghiraldini e Michele Rizzo, anche, sì. ma eh, erano una, una realtà che comunque cioè, diciamo che si parla poco di premiership in, in, in Italia, quindi è stata sempre una cosa di cui. D'immagine cioè, sì, sì. si parla poco di rugby esatto, quindi <ride> figuriamoci. Eh. Eh, e, e appunto sì, mi sono, mi, sono, mi sono informata appunto quando facevo i colloqui e, e avevo visto che l'estra era stata una squadra di grandissimo successo, ma che negli ultimi anni era arrivata anche ultima in campionato e non era stata relegata alla serie inferiore che è la Championship solo perché c'era appunto il, il, COVID. il Covid. Ma ehm. appunto io mi sono, mi sono trasferita non sapendo molto nemmeno cosa trovare senso che crescendo comunque nel parlando di rugby e guardando anche il sei nazioni cioè, sapevo di trovare eh, l'Alice Gange della situazione George Ford ma eh, mi sembrava e eh, Ben Youngs che sono nomi che comunque conosciamo anche, anche in Italia ma non oltre a questo non, non sapevo molto cosa avrei trovato eh, se non che ero consapevole che avrei trovato un posto dove si sarebbe parlato di rugby di un, in, un, in un certo modo e dove lo sport contava in una, in una certa maniera. Però devo dire che sono rimasta molto piacevolmente sorpresa, nel senso che ho trovato eh, un. Um, una squadra che è attrezzatissima, eh, un ufficio, un team che si occupa degli sponsor, un team che si occupa di marketing, un team solo addetto alla comunicazione, un team che eh, si occupa di organizzare. Ehm, Campi di rugby per bambini per sensibilizzare il tema e cominciare questo legame tra magari le scuole, i Leicester Tigers, perché tanti dei nostri giocatori comunque sono arrivati anche non necessariamente attraverso eh, l'Academy. Ma prima di approcciare l'Academy dei Tigers, arrivavano da, da, da scuole assolutamente normali dove giocavano a rugby com come bambini. Mh, che, che potrebbe essere chiunque. Certo. E, e quindi ho trovato questo, questo ufficio che, che ha tutti questi team diversi che si occupano di, di cose diverse e ho capito subito che si, si faceva sul serio perché non, non, non c'era una persona detta al marketing che si portava a carico un'intera squadra che ovviamente avrebbe potuto fare il lavoro che era, ma proprio un, un grandissimo ufficio e poi ovviamente... È tutta la parte che invece si occupa del, del, della squadra nel senso stretto, e quindi l'allenatore eh, che è seguito a sua volta da analisti eh, e altri allenatori che si, occupa di, no, si occupano di ogni fase di ogni. Eh parte quindi l'allenatore che si occupa della difesa, l'allenatore che si occupa dell'attacco, della mischia piuttosto che poi anche qui un team eh, grande di fisioterapisti, massaggiatori Ehm, di eh, ragazzi che vengono a fare internship non pagate tra l'altro ma perché conoscono il valore di lavorare qui un anno eh, ti, ti apre veramente un sacco di porte e eh che beh. aiutano comunque magari anche solo con il gps che i giocatori usano durante l'allenamento per capire a quanto veloce corrono eh, o quanti metri hanno fatto in un allenamento sì esatto e, e quindi c'è tantissimo, cioè ho trovato proprio un, una cosa che non, non, non pensavo neanche mh, sarebbe stata a questo livello e poi appunto io lavoro nel, nella comunicazione Mi interrompo sono... un attimo, senti tu hai un'idea, non sei lì da molto però te lo chiedo, hai un'idea di quanti siete? Cioè, ehm, tu, allora tutti quelli che lavorano, compreso, non so, dal magazziniere a voi, all'allenatore, alla Clubhouse, se esiste, eh, quanti sì. siete? Ma secondo me potremmo essere tra i 100 e i 150. Ci sono. Certo. Ci sono tante persone che io non vedo e certo. che magari hanno dei ruoli più mirati, che lavorano durante le partite o magari eh, fanno cose un po' più, ancora più dietro le quinte che io non vedo, però sicuramente ci sarà, sì, mh, direi magari 120 per fare una, una stima, però sì, siamo... Beh, siamo una, diciamo che per quegli standard italiani è una piccola media impresa cioè sì. che sembra di non è che è piccola perché piccola media impresa significa già un'azienda che ha dei fatturati che sono spaventosi eh. ma, ma infatti questo eh, infatti, dire che è un'azienda è un'azienda a tutti gli effetti poi io anche vi, avendo visto la, la, la realtà che c'era alle, alle zebre ehm, diciamo che si parla di molte meno persone eh, ma mh, questo eh, non perché sono meno bravi o meno no, niente, no, chiaro, perché semplicemente differente. perché stiamo parlando di due realtà diverse e purtroppo certo. eh, in Italia non è previsto il rugby a questo livello e quindi non sono previste queste persone eh, e, e quindi mh, diciamo che è eh, questa, questa è essenzialmente la differenza. Ma scusami il volume, allora Un'azienda, un Chiamiamola pure, per il suo nome un'azienda. L'Einstein Tigers è un'azienda, un'azienda con un sacco di dipendenti e deve avere anche un sacco di volume di affari per poter gestire diciamo, tutte queste persone. Ma da dove arrivano? Dai diritti TV piuttosto che dai, per esempio, quando c'è la partita allo stadio Epizeppo? Sì, eh, io ah. non, non, eh, allora, non ti saprei dire con certezza perché non eh, faccio parte del team eh, che si occupa eh, del profit e quindi non, eh, non, 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 non vorrei mai dire una cosa che non è vera, però eh, noi credo che comunque eh, abbiamo giocato con gli Arlequins il 5 dicembre e abbiamo fatto sell out, cioè lo ah. stadio è eh, Welford Road. Eh, anzi che adesso si chiama Mattia Hollywood's Welfare Road perché ha uno sponsor, eh, ospita 26.000 persone. Quindi, eh, ed era la prima partita con cui avevamo di nuovo lo stadio pieno, pieno eh, post-Covid, ma devo dire che anche da, da settembre comunque i Tigers stanno facendo un'ottima stagione, abbiamo vinto mh, per ora facendo le corna, sperando di non portare sfortuna dicendo questo, tutte le partite che abbiamo giocato quest'anno. Eh, quindi, ovviamente, anche cavalcando questa quest onda è, è, sicuramente, è sicuramente aiutato. A, no, no, a... certo. Ma intendevo dire è proprio tutto. Tu mi parli di numeri che quando gioca la nazionale non, non, non ce ne sono, non abbiamo i numeri di una parte no, no, esatto, del campionato. No, no, esatto, cioè, esatto, esatto. Stiamo parlando di tutto un, di un altro sì. mondo, proprio no? No, veramente. assolutamente. Cioè, il paragone che faccio sempre io è quello. Quando cerco di spiegare a, ai miei compagni di liceo, alle mie amiche in Italia, che alla fine è, è un po' devono immaginarsi un po' come se io lavorassi in una squadra di calcio in Italia, ma non una squadra di calcio eh, di Serie B, ma una squadra di calcio che potrebbe essere l'Inter, o il Milan, o la Roma, o la Juventus, cioè il, il livello è questo, soprattutto perché. Ehm, in, in Inghilterra il, il rugby è seguito, direi, quasi quanto, quanto il calcio. calcio. Eh, il calcio comunque è sempre il calcio e avrà sempre il primo posto, probabilmente ovunque vai, ma anche perché forse c'è anche una più una semplicità delle regole che permette eh. a tutti di, di, di seguire lo sport, che secondo me è anche il motivo per cui forse... Il rugby è anche più difficile cioè se non nasci con una passione o comunque non giochi da quando sei bambino è difficile che poi tu un giorno accenda la televisione e guardi lo sport perché comunque ci sono delle regole complicate che non, esatto. se, non, se non le conosci secondo me non è facile eh, seguire lo sport ma anche io... Mh, Tuttora, quando ogni tanto mi riguardo le partite, devo scrivere a mio papà e chiedere: Ma questo perché? Perché, sì. mh, pur essendo comunque padroneggiando abbastanza eh, le regole, ci sono un sacco di cose che anche io tuttora non, non comprendo. Difficile. Difficile. Però ho comunque le basi di, per poter guardare una partita e. Sì, sapere quello che succede ecco. Ti diverti a vedere la partita, ti diverti, poi può sfuggire hai capito un, un fallo sì. piuttosto che che dici "Ma cosa è successo?" Boh. Esatto, dici, esatto. Anche perché oramai gli arbitri si sì, fanno il gesto, però magari se li, se li interpretano un po' loro tu dici "Ma cos'è che ha fatto?". Eh, perché esatto. Gesti, dici, no, ma fanno? infatti Ogni tanto eh, devo, mh, devo guardare gli schermi allo stadio che dicono che adesso hanno le slide che spiegano cosa è successo, se è, no, ah, con. Perché se no, a volte anch'io guardo e non. Non, se non è una cosa così ovvia come appunto un no-con, un passaggio in avanti, eh, eh. ogni tanto anche io non, eh, non capisco. L'altro giorno stavo, stavo appunto quando giocavamo con penso con gli Harlequins, ehm, c'era una, una touche e non avevo capito come mai eh, l'arbitro avesse fischiato. Perché ho scoperto che eh, il, il numero due non può fare una finta, ma deve tirare dentro. Quindi e io non avevo, non avevo idea di questa cosa. Quindi Infatti, loro hanno un display che ti sì. fa vedere, diciamo, i rallenti o la cosa e ti spiega il perché? Eh? Sì, cioè, mh, non è, è che, che te ci te sia te. una grande spiegazione nel dettaglio, ma, ma se, no, se l'arbitro fischia sullo schermo allo stadio e eh, ti... Mh, ti, ti dice, non lo so, appare eh, un cartellino con scritto mm -hmm. no con piuttosto che avanti, piuttosto che questo. Poi c'è, credo, la possibilità di fare il replay, ma questo è se la partita è mostrata in televisione piuttosto che mh, no, perché lì poi c'è la possibilità, ovviamente BT ha i diritti eh, della certo. premiership e, e poi è tutto gestito da una crew televisiva che non ha nulla a che vedere con noi nello specifico, ma che eh, pianta i suoi... Eh, esatto, eh, i suoi camion nel parcheggio e poi fa tutto da fuori. Quindi... E quindi va bene, il tuo compito specifico. Tu arrivi allora... alla mattina e che cosa fai? Allora io. vedi io... dietro una scrivania che è una cosa che non. <ride> è che, non è che non mi, che non mi piace, però piace, però sì. Allora devo dire che c'è: eh, non, non c'è mai una giornata che è, che è la stessa. Ma allora devo dire che gestisco insieme al mio, al mio capo, che è il media manager, gestiamo vari aspetti. Mm -hmm. eh, dal più diciamo piccolo che però anche molto importante che magari è fare un po' di eh, customer service al, eh, quindi rispondendo e cercando di reindirizzare a tutti quelli che ci scrivono sui social eh, perché appunto il mio lavoro per, eh, per la gran parte si occupa di eh, ge la gestione dei social e, eh, e in un um, ruolo secondario di creazione di contenuti cioè, ehm, e tu, che cosa? Cioè, tu curi Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, LinkedIn, LinkedIn eh, diciamo che poi mh, è, è, è quasi difficile da spiegare perché noi abbiamo una riunione grande con gli, gli altri vari dipartimenti, solitamente il giovedì perché la nostra settimana, avendo le partite o il sabato sì. o la domenica, la nostra settimana non, non è da lunedì al venerdì come in tanti altri lavori, ma probabilmente noi la trattiamo da giovedì a giovedì. Ah. Eh, quindi noi abbiamo questo, il giovedì questa grande riunione in cui ci incontriamo con marketing e, e partnerships che appunto si occupano de, degli sponsor piuttosto che eh, dell'ufficio che si occupa di, della gestione della vendita dei biglietti eccetera eccetera e noi appunto parliamo con loro e ognuno diciamo parla di quello che vuole quella settimana evidenziare di quello di cui ha bisogno eh, di mettere sui social abbiamo anche non lo so per esempio eh, tutto il negozio che si occupa del merchandising ehm, c'è un rappresentante, una rappresentante anche per quello che dice: Ok, questa settimana eh, abbiamo delle nuove magliette, piuttosto che abbiamo fatto una edizione speciale di questo, piuttosto che quest'altro. E quindi insieme mettiamo, mettiamo insieme una strategia social eh, che permetta di ehm, che permetta di spingere eh, sui social al momento giusto le cose giuste, per esempio, una cosa che facciamo spesso è finita la, la partita del sabato, la della domenica, immediatamente la sera stessa riproponiamo i biglietti della partita. Seguente, ehm, perché alla fine è così: sull'onda di tutte le visualizzazioni, eh, subito proponi la prossima cosa. Sperando che sull'onda di una vittoria ehm, puoi anche incoraggiare le persone a pensare: Cavolo, voglio andare Perfect. subito alla prossima. E quindi facciamo questo, poi a fianco alla gestione di tutto questo, che quindi è anche dare spazio ai social, eh, sui social, a. Mh, tutti quelli che costituiscono diciamo i Lester Tigers, che non sono la squadra strettamente, poi ci occupiamo anche di tutto il resto. Quindi, eh, io spesso mi occupo, anzi, sono io che alla fine eh, filmo gli allenamenti e creo piccoli ah. video. E tu hai, con hai continuato con la tua attività sì, di, sì, sì. di videomaker. Esatto, solo che diciamo che faccio. Perché noi abbiamo anche due ragazzi nel team nostro delle comunicazioni che si occupano. Forse in modo di fare dei video un po' più mm. diciamo esteticamente belli. Eh, io mi occupo più della parte magari di rugby e quindi eh, filmo gli allenamenti eh, e mettiamo fuori un po' la preparazione settimanale eh, il captain's run piuttosto che eh, l'allenamento in palestra piuttosto che quindi beh, diciamo che facciamo un po' vedere cioè l'obiettivo è far vedere un po' a quelli che ci seguono quello che succede dentro eh, il, il nostro training Avete, avete una comunicazione che è veramente impressionante col pubblico. Sì, mh, alla fine, quello che diciamo sempre è che sono, sono i, è, è, è il nostro seguito, e i nostri certo. fans che ci portano avanti come squadra. C'è cioè anche quello. Abbiamo giocato eh, ai primi di ottobre con i Saracens e alla fine. È eh, l'ultima meta che, cioè, che ha portato i Tigers a vincere nonostante fossimo stati dietro tutto, tutta la partita. Eh, cioè, sembrava veramente che fosse lo, lo stadio a trascinare avanti quella Mall finale. Quindi devo dire che c'è cioè, cioè grandissimo spessore dato ai nostri fans e anche a tutti i nostri seguaci che comunque magari non possono essere allo stadio tutti, tutti i weekend perché non sono di Leicester, anche se è impressionante. Cioè, e ho viaggiato a Bristol questo, questo weekend, eh, il 26. Abbiamo giocato con Bristol e al, eh, all'autogrill abbiamo trovato un sacco di fans che scendevano e si facevano tutta quella strada, cioè che credo sia una cosa impensabile. In Italia, nessuno si farebbe 120 miglia per andare a vedere, forse neanche la partita di calcio del cuore. Nel senso che mio fratello è tifoso della Roma e non, non, è, non ha mai preso il weekend, per tifoso sì. della Roma. È sì. incredibile però, <ride> non me lo spieghi. Eh, però sì perché mh, il papà è originariamente cioè è nato no, a Roma no. e i nonni sono di Roma quindi Vabbè, eh. ehm, è un po' questo il legame però sì è, è, è impressionante quindi credo che ci sia proprio la volontà di voler eh, creare questo, questa connessione con i, con i propri fans, e anche per quelli che non possono sempre essere qui e che non possono sempre, sempre vedere. Soprattutto, credo che si sia molto rinforzata la cosa durante questo periodo storico difficile, perché comunque col Covid c'è ci ha portati a essere ancora più distanti di prima e, e quindi è cercare di creare di tenere sempre aperto quel collegamento con, con chi ci segue e chi ci sostiene alla fine che credo sia la, la cosa più importante domanda tecnica quanto conta la comunicazione non ti dico oggi in tutti i campi ma quanto conta la comunicazione per un club di rugby in Italia eh... cioè se tu fossi qua e se tu fossi in una, diciamo, tu domani invece vieni qui a lavorare e vai in un club, diciamo, che si fa? Non ti dico il, il top 10, si fa una serie A, okay. prima, prima in classifica, insomma cerca di... Che cosa faresti tu come media manager o come comunicazione? Scegli tu il termine, tanto mm -hmm. poi alla fine dei conti è sempre quello, eh? Penso che sarebbe molto difficile perché purtroppo secondo me la tua strategia comunicativa è direttamente proporzionale all'importanza che ha lo sport eh, in questione, nel senso che secondo me mh, in Italia purtroppo eh, la, la tua comunicazione sarebbe limitata sicuramente un po' per l'importanza che ha lo sport eh, in Italia, un po' perché eh, comunque... Eh, dipende anche dal numero di persone che tu hai a disposizione per fare tutte queste cose perché noi siamo cinque certo. e, comunque, a volte sembra che non, uh, non, non, bast non bastiamo neanche noi cinque, eh, e c'è sempre qualcuno in più che vorresti avere perché, comunque, alla fine ci sono molte cose da fare. Perché, più, in più uh, hai un seguito, più lo sport più è importante, la squadra performa bene, più ci sono cose a cui devi stare dietro. Eh, eccetera, eccetera, e io probabilmente non avendo neanche un ruolo, diciamo, di leader perché io comunque mi appoggio molto a, al mio al, al media manager eh, che comunque mi, mi, mi insegna un po' la, la, la strada, sì, sì. Eh, cioè, ho sempre qualcuno a cui appoggiarmi. Devo dire che non, non, non ho una, una vera risposta alla tua domanda, ma perché. No, non ma se è stata risposta, come. Non, certo. non, cioè, credo che la, la vera risposta è che tutto quello che fai sia alla fine direttamente proporzionale anche a quello. Cioè, già, secondo me. Il, il, il Treviso, eh, con sull'onda, comunque eh, della vittoria della Rainbow Cup l'anno scorso, ha già sicuramente potuto fare leva e anche con eh, alcune vittorie adesso, nella United sì. Rugby Championship, eh, l'ex pro 14, sì. ha potuto eh, sicuramente fare leva, ma. Come tutte le cose, se la squadra performa bene è anche più semplice attaccare e formare una fan base. Cioè, forse la verità che è che il rugby italiano non... Non, non, ha un, non ha una grande fan base perché non, 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 non ci sono grandi vittorie e non, è un, non, non attrae così tanto, ma forse è anche un, un, un cane che si morde la coda perché poi non avendo i fan c'è anche eh, meno cultura rugbyistica e quindi non, si, non, 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 non ci sono neanche forso, forse tutti questi giocatori a cui pescare, non lo so perché poi io non, non vorrei mai spacciarmi per esperta e no. No, così, beh, ma... No, no, era per parlare perché visto che tu ti occupi di quello, siccome io eh, caldeggio sempre i club di aumentare la loro comunicazione per avere un maggior seguito, sì. allora mi domandavo se effettivamente, non so, certo, non penso che un club italiano po possa fare una comunicazione in blocco, portare quella dei Tigers su, certo. su una squadra anche di top 10 italiana, perché sarebbe molto complicato proprio non, per, sia per la struttura e tutto quanto. Probabilmente, non so, verrebbe probabilmente sarebbe interessante, perché investendo moltissimo su una diciamo, campagna pubblicitaria, passami il termine, di questo tipo nuova, perché sì. per noi sarebbe una novità, potrebbe magari portare dei grossi effetti a quello che è un club del top 10, ecco, che l'unico sì. che se lo potrebbe permettere. La, 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 la verità è che secondo me è. Ehm... La, la vera risoluzione de, del problema dovrebbe nascere alla base, perché secondo me tu puoi avere anche tutti i soldi, ma se non hai un pubblico mirato a cui puoi cercare di. Non, non, non una... Se non c'è una PIL, secondo me, anche, è anche molto difficile, nel senso che eh, magari tu puoi fare una, una strategia comunicativa che sicuramente ti, ti crea più seguito. Certo. Però forse è, è ancora un passo indietro e bisognerebbe proprio ehm, cominciare da un punto di vista culturale, perché secondo me se, se nelle scuole ai bambini si parlasse di rugby e, e i bambini di, eh, già elementari volessero praticare lo sport, certo. secondo me poi eh, anche un domani puoi, pu, riesci a crearti forse più una fan base anche facendo leva su varie strategie comunicative, ma secondo me forse la strategia comunicativa in sé adesso forse non basta neanche a se stessa. No, no, certo, va bene. E quindi tu ti occupi di questo? Fai ancora video? Fai monti tu? Sì, 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 faccio sempre io. Ma proprio cosa? E poi dopo ti occupi della, della strategia di comunicazione insieme al tuo, diciamo, referente. Sì, esatto. Poi il, il ruolo diciamo cambia durante le partite. Eh, mi occupo più della gestione live dei social e, e banalmente, se lo dovessi spiegare eh, a mio nonno, gli direi che faccio le storie su Instagram, eh, quelle che durano 24 ore, perché cerco di creare appunto questo collegamento con chi non c'è ad essere nel momento. E poi anche a catturare contenuti. Non lo so, siamo andati a Bordeaux, eh, i nostri fans. Qualcuno è venuto, qualcuno no, perché ovviamente anche con le restrizioni. Eh, certo, ah, già, certo eh, non anche quelli che magari vogliono venire, poi non si possono permettere di mettere in quarantena o di non andare a lavorare il lunedì mattina, e, e quindi anche lì cercare di. Di non tanto immortalare immagini della partita, perché poi quelle le puoi vedere in televisione, certo. ma forse vedere un po' più eh, quello che, che succede quasi dietro le quinte, che alla fine è quello che cerchiamo per quanto si possa, chiaramente perché ci sono cose che eh, non è giusto che rimangano private, ma eh, anche vedere i ragazzi che festeggiano varie vittorie, eccetera, eccetera, no, devo dire che è cer cercare un po' di, di creare quello e anche di immortalare magari chi è venuto e ha seguito la partita in persona per comunque eh, sempre sottolineare quanto sia importante appunto per noi avere, avere questo seguito e, e so sono comunque anche i nostri fans che ci portano, portano certo. avanti. Ma io credo che sia un po' quello che manca a noi, cioè voi avete siete molto sull'onda del calcio perché comunque diciamo che come forma te seguire il campione, seguire la squadra, fargli vedere anche i momenti che non è esclusivamente il campo. Quindi è molto, è molto diciamo che definiamolo un po' gossip. Certo. Noi questo completamente tagliato fuori, cioè per noi c'è la partita poi dopo lì finisce un mondo e la settimana dopo si riparla della partita, certo. però viene troncata brutalmente perché devono trasmettere qualcos'altro e cioè, non abbiamo né, né gli sponsor né un giro interessante come certo. può essere quello inglese o un modello francese, pertanto quindi zacche, termine tagliato. E eh no, esatto, esatto. di campione non si sa nulla fino alla settimana dopo perché lo vedi giocare, però in realtà non sai mai che cosa, che cosa fanno, che tipo di, di vita fanno, cosa certo. fanno fuori dal, dal loro lavoro, perché di lavoro certo. si tratta. Va bene. Senti Matilda, è stato veramente molto divertente e interessante perché ci hai aperto il mondo dell'Einstein Tigers. Ci sentiamo più avanti? Grazie mille, ben... con piacere. Ci, ci, ci racconti ancora qualche cosa? Certamente, okay. speriamo, speriamo di sentirci sull'onda di, di una stagione ancora più positiva. Sì, che... positiva, positiva nel senso. Sì, purtroppo ormai non si possono neanche più usare questi esatto, termini. Assolutamente, esatto. Infatti ho detto recentemente, non mi ricordo perché ho detto di essere positivo, lui mi ha detto ma anche no. Eh, esatto, esatto. Hai ragione, hai ragione. Grazie mille e buon ragazzo. Grazie a te, grazie. Ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao.